intitola Suonando Chaplin, l'appuntamento della Regione Toscana in collaborazione con la Fondazione Ort per festeggiare il 25 aprile, festa della liberazione. Al Teatro Verdi di Firenze alle 21 saranno proiettati due film di Charlie Chaplin, uno dedicato al tema dell'immigrazione, The Immigrant, del 1917, l'altro a quello della guerra e della pace, Shoulder Arms, in italiano uscito con il nome di Charlot Soldato, con le musiche eseguite dall'Orchestra Toscana e create dal direttore e compositore Timothy Brock. Un 25 aprile all'insegna di Chaplin, all'insegna di un tentativo di dare messaggi in molti modi diversi. Anche quest'anno l'Orchestra Regionale della Toscana ci aiuta moltissimo in questo, offrendoci appunto un programma di proiezioni estremamente interessante. Sia il film sull'immigrato sia l'altro sono due pellicole particolarmente interessanti che toccano due temi molto difficili, quello dell'immigrazione e quello della guerra, quindi ci portano su un terreno anche difficile ma evidentemente doveroso per una celebrazione come quella del 25 aprile. Sono due film che hanno una certa attinenza con le tematiche, i valori morali del 25 aprile, perché parlano del grande tema dell'immigrazione, quindi della solidarietà, della convivenza tra le diverse culture e poi del grande tema della guerra e della pace con Charlot Soldato. Continuiamo la tradizione di andare a ricercare dei film dal grande valore sociale, culturale e morale, ricostruendone anche la colonna sonora e dando modo così di vedere questi film con un accompagnamento dal vivo dell'orchestra, il che credo sia veramente suggestivo anche sul piano strettamente musicale.